Il Super League Triathlon è forse uno dei circuiti più avvincenti che abbia mai visto. Ci sono tantissime varianti, vi consiglio di andarlo a cercare se non lo conoscete, ma una in particolare è così composta. 300 metri di nuoto in acque libere, 6 km di rullo e per finire 2 km sul tapis roulant. È proprio qui che arriva il cuore di questo video, perché il tapis roulant utilizzato da questi atleti pro nelle gare di Super League Triathlon è questo qua, l'Assault Pro Runner, e oggi lo proverò per voi. L'Assault Pro Runner è un tappeto magnetico e chi già ci segue su Instagram ha già visto dei contenuti, dei video in cui lo provo, quindi andate a seguirci anche lì se non lo fate, perché troverete sempre dei contenuti in anteprima. Ma cos'è un tappeto magnetico? Allora, un tappeto magnetico, a differenza dei tappeti tradizionali, dei tapis roulant a cui magari siamo più abituati, è un tappeto che non ha bisogno né di corrente né nessun tipo di batteria. Infatti il movimento che noi diamo al tappeto si basa solamente sulla nostra spinta. Adesso lo andremo a provare e capirete meglio. Chi non ha mai visto un tappeto magnetico vedrà che è diverso, e io l'ho provato per diversi allenamenti e effettivamente rispetto a un altro tapis roulant c'è da prenderci un po' la mano. Una prima differenza è che nei tappeti elettrici la velocità viene impostata da noi, no? Magari molti di voi hanno utilizzato un tappeto elettrico, seleziona la velocità e di conseguenza esso si muoverà alla velocità che noi indichiamo. Qui la situazione è diversa. Siamo noi che, in base appunto, come vi dicevo, al nostro ritmo, adattiamo la velocità. Quindi in qualche senso è più naturale e riusciamo a fare anche dei cambi di ritmo più veloci. Non dobbiamo aspettare l'inerzia del tappeto che prende velocità, ma se vogliamo fare uno scatto, questo si adatta subito alla nostra forza maggiore, ecco, la nostra spinta che gli imponiamo. Una prima caratteristica che salta all'occhio quando osserviamo i tappeti magnetici, e in particolare questo, è la curvatura del tappeto. E infatti, se avete presente, i tappeti elettrici sono tendenzialmente piatti, poi vabbè, si può inclinare, ma questo presenta una curvatura. Ma a cosa serve questa curvatura? La curvatura serve per prendere velocità o per ridurre velocità. In particolare, se ci muoviamo sulla parte posteriore del rullo, vedete che la velocità aumenta. E se voglio rallentare, mi sposto sulla parte posteriore e questo frenerà. Quindi diciamo l'idea della curva è questo qui. E personalmente c'è da prenderci un po' la mano. La prima volta che l'ho utilizzato, insomma, le prime corse non erano poi così naturali. Però effettivamente se uno vuole simulare una corsa su strada, questo tappeto, che in proporzione ha dei costi maggiori rispetto a un tappeto elettrico, rende la corsa più vicina a quella su strada. Finalmente è arrivato il momento di provarlo per voi e quindi mi toccherà durare fatica anche in questo video, e quindi come sempre ragazzi iscrivetevi al canale, lasciate un bel like al video perché ci sono un sacco di contenuti bomba che arriveranno in questo 2023, quindi seguiteci. Rimanete fino alla fine del video perché vi darò tutti i pro e contro che ho riscontrato provando questo tappeto e alcune mie considerazioni. Ora farò uno scatto al massimo e vediamo a quanto arrivo. Io non sono per niente un velocista o uno sprinter, quindi vediamo dove arriviamo.
Prima di vedere il resto del video, scrivete nei commenti a che velocità potrei arrivare su questo tapis roulant. Dobbiamo tenere in considerazione che non abbiamo l'attrito del vento, quindi sarò un po' agevolato e vediamo, però tutto solo per voi. Per fare questa prova ci collegherò a Zwift anche, perché una possibilità di questo tappeto magnetico è di avere sensori Bluetooth e Ant Plus per collegare sia programmi di allenamento virtuale come Zwift, ma è possibile anche collegarci fascia cardio e altri sensori Ant Plus o Bluetooth. Quindi adesso facciamo questa prova e così vediamo anche come reagisce Zwift in base al segnale del nostro tappeto. Quindi adesso andiamo a selezionare il nostro account. Questo video non è sponsorizzato da Zwift, se per caso qualcuno ci volesse sponsorizzare con Zwift, noi ci siamo. Possiamo collegare il nostro tapis roulant e lo cerca. Se non lo trova, basterà cliccare questo pulsante connect e ora dovrebbe apparire il nostro tappeto. Eccolo qua. Come vi dicevo, è possibile collegare anche un sensore di cadenza di corsa o un sensore di frequenza cardiaca, ma per il momento colleghiamo solo il nostro tappeto. Selezioniamo un percorso libero, corri, e adesso guardiamo insieme la prova. Eccomi, vedete il mio omino con i pantaloni viola e la fascia. Andiamo a vedere qual è stata la velocità massima. Come promesso, eccoci arrivati alle conclusioni di questo video e vi dirò i pro e i contro che ho sperimentato provando questo tappeto magnetico. Partendo dai pro, prima di tutto c'è da dire che, come vi ho già detto, simula molto la corsa naturale, quindi è quasi come correre su strada. Ovviamente siamo sempre su un tappeto magnetico, quindi non avremo l'attrito dell'aria, però rispetto a un tappeto elettrico la cui velocità è impostata dal tapis roulant, saremo noi che con la nostra spinta andremo a muovere più o meno velocemente il tappeto. E questo è molto positivo per quel che mi riguarda quando ad esempio faccio delle prove corte di ripetute da 200-300 metri in cui c'è bisogno di cambiare ritmo velocemente, perché facciamo magari 300 metri, poi ci fermiamo per il recupero e poi ripartiamo. Quando ho utilizzato il tappeto elettrico era abbastanza meccanica la faccenda, perché dovevo aumentare e diminuire la velocità. È vero che adesso ci sono dei tappeti smart che, diciamo, fanno questo in automatico, però ci sarà comunque una certa inerzia in cui il tapis roulant deve andare al regime di velocità. Con questo tappeto magnetico invece riusciamo a fare delle accelerazioni più repentine e più reali. Ovviamente abbiamo anche degli svantaggi rispetto a un tappeto elettrico, o perlomeno quello che ho riscontrato io. Il primo problema è quello della pendenza. Infatti la maggior parte dei tappeti elettrici permette di regolare l'inclinazione, quindi simulare delle salite. Quindi se voi volete fare degli allenamenti in salita o comunque con pendenza, sappiate che con questo tipo di tappeto magnetico non è possibile. Un altro piccolo difetto di questo tappeto magnetico è che è molto scarno, anche se in realtà era un po' l'idea di progettazione. Poi questo è un modello, ne esistono anche di migliori, esiste anche una versione superiore se non sbaglio, però come vedete dal video è stato aggiunto un supporto per la borraccia che inizialmente non c'era, quindi diciamo pecca un po' di questi aspetti
e per chi magari vuole fare allenamenti più lunghi, un supporto per la borraccia, magari un ventolatore in aggiunta è consigliato. Per le gare Super League Triathlon tutto questo non è necessario perché comunque fanno distanze corte 1 a 2 km, quindi non bevono e poi non hanno neanche bisogno di un ventolatore perché comunque la distanza è talmente breve che non serve. Un altro aspetto da considerare è quello del costo, perché in media i costi dei tappeti magnetici sono più elevati, quindi c'è da tenere in considerazione anche questo aspetto. Come vi ho detto all'inizio del video, questo tappeto, proprio questo modello che vi ho mostrato nel video, è stato proprio utilizzato e è ancora utilizzato e sarà utilizzato nelle gare di Super League Triathlon. Gare veramente micidiali e anche affascinanti da vedere, di cui se siete interessati fateci sapere nei commenti, vi parlerò in altri video e magari riusciamo anche a replicare qualche garetta o chi lo sa, magari andare anche a vederla una e riportarvi un video. Tutto questo sarà possibile se voi vi iscrivete, attivate la campanella e per questo video è tutto, noi ci vediamo alla prossima. Ciao! Eyes in the sky, gazing far into the night.